Buongiorno amici e amiche di Nova News 24, grave violazione del regolamento al Grande Fratello e questa volta probabilmente ci sarà un provvedimento, si parla di squalifica, ma vediamo cosa è successo. Sono stati beccati di notte alcuni concorrenti, nelle ultime settimane sono diversi Geffini, Anita, Letizia, Paolo, Greta, Giuseppe e Rosi che durante la giornata dicono frasi come ne parliamo meglio stanotte. Il Grande Fratello ovviamente se ne sarà accorto, ma ha lasciato tutto in sordina per sorprenderli in flagrante. E proprio è così quello che è successo, perché attenzione, pochi minuti dopo le due, proprio ieri sera, la regia ha trasmesso le immagini di Anita, Rosi e Giuseppe riuniti sul letto, cosa ovviamente fino a lì tutto normale, ma attenzione, erano armati di carte e penna e intenti a parlare di uscite, televoto e nomination, cosa che non è prevista dal regolamento. La Olivieri, rivolgendosi ai due amici, ha detto: il problema sapete qual è? È che lunedì c'è già tanta gente, quindi non ci possiamo essere noi, avete capito il senso? Quindi questo lunedì a chi capita va qua. Quindi semmai sarà il prossimo, si esce qui. Sono quindi state fatte ovviamente delle considerazioni che non potevano essere fatte. Loro sono chiari, se è eliminatoria, dice poi Anita, da ora in poi si uscirà ogni lunedì, quindi tutti i Geffini si sono fatti un piano, muniti anche di carta e penna, cosa vietata dal regolamento. Giuseppe Garibaldi ha replicato: l'unica speranza è che se uno non esce qua è che esca uno dei due tra questi, la speranza è questa. E quindi, continuando a parlare, i tre riuniti hanno violato gravemente il regolamento, è proprio quello che è successo. Amici di Nova News 24, cosa succederà adesso a questi Geffini? Ovviamente un provvedimento andrà preso e probabilmente loro andranno in nomination. Ricordate l'anno scorso quello che è successo a Tavassi e tutta la compagnia per la telecamera? Bene, sembra essere una cosa molto molto simile. Diteci cosa ne pensate. Intanto, se avete piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.